Ora si registrerà la conferenza. Allora, partiamo oggi a parlare di, ovviamente, la solita panoramica dei mercati finanziari variabili macroeconomiche, però questa settimana, l'altra settimana non è stata una settimana particolarmente, cioè sì, c'è un po' di inflazione, magari qualcosa, però ovviamente bisognava parlare di quello che è successo all'inizio di questa settimana. Sembra che si sia risolto nella notte a tavoluce vino, quindi ne dovevamo parlare. Quindi per questa settimana qua abbiamo una nuova scaletta, abbiamo una nuova scaletta dove parleremo della stretta attualità e poi avremo fatto un'analisi di sensitivity per gli appassionati di matematica. Abbiamo praticamente tenuto fermo tutte le variabili e mosso solo la Cina sulle nostre linee core. Quindi io sono un appassionato di matematica, nonché di storia anche, quindi mi piace questo giochetto che è anche importante per voi per capire quanto in effetti abbiamo sofferto. Solo un attimo che rispondo. Ok, quindi let's get started. Allora, settimana, come vi ho detto, sui mercati americani leggermente negativa, mentre invece sui mercati europei, soprattutto venerdì, c'è stato un po' di pressione in vendita. No? Come avete visto, il nostro indice è risultato, insieme alla Spagna, il migliore. Noi abbiamo sostanzialmente fatto flat. E ovviamente si iniziano a vedere le pressioni sulla Cina. Settoriale, come abbiamo visto, era stata la settimana di Travel and Leisure, e non ultima la notizia di questa settimana che gli americani hanno aperto ai turisti vaccinati europei, quindi tutto il settore del lusso sta andando su. Tutto il settore, scusate, del Travel and Leisure è andato su, autogrill per noi che non è lusso, ma però sicuramente ne beneficia. Segnalo due titoli francesi che sicuramente conoscete e che potranno andare su: Voyageurs du Monde e Compagnie des Alpes. Compagnie des Alpes porta i turisti inglesi a sciare, vogliono portare i turisti inglesi a sciare sulle Alpi, cioè vogliono rafforzare, quindi questo potrebbe essere interessante. Tale mid-cap. Interessante. Fra l'altro sì che su LinkedIn ho ripostato una cosa molto bella in francese, quindi se vi interessa andatela a vedere, è interessante. Sulle small cap francesi e su un po' di discorso di travel and leisure. Poi per quanto riguarda le valute, come vedete, non ci sono grossi, grossi segnali. Certo, il dollaro si sta rafforzando, possiamo qua in 17. Per quanto riguarda invece le commodities, continua la sofferenza dell'oro, mentre invece petrolio forte, 3,23, ovviamente la star è natural gas. Variabili macro, vediamo un po' il dato sulle jobless claims, quindi richieste di sussidi di disoccupazione leggermente in calo per la settimana terminata l'11 settembre. Leggermente in aumento, scusate, per la settimana terminata 11 settembre, 332.000 unità versus 312.000 della settimana precedente, e è superiore al survey di 322.000, dato che può leggersi in maniera neutral negative. Ben invece la parte di inflazione che, vi ricordate, ci avevamo detti, soprattutto la Fed aveva dato l'interpretazione che la Fed è un fenomeno transitorio legato ad alcune componenti come l'energy, come le auto usate. Beh, al di là del dato che sostanzialmente sia su base mensile sia su base annuale inferiore al dato precedente e alla survey di poco ma inferiore, se ci concentriamo sulla parte core excluded energy, vediamo che questo decremento è più netto, è a 0,1 su base mensile, e il dato ancora più confortante è quello sul prezzo dell'andamento delle automobili usate. Questo a conferma che, insomma, diciamo che quello che aveva detto la Fed, l'interpretazione che aveva dato la Fed, era giusto e si sta andando nella giusta direzione.
Per quanto riguarda la parte consumatori, il dato dell'Università del Michigan preliminare a settembre è venuto fuori a 71 punti, leggermente meglio del dato precedente a 70,3 e leggermente sotto aspettative 72, quindi secondo me un dato da leggere in maniera neutral. Industrial production su base mensile ha visto un incremento da 0,4, inferiore sia al dato precedente 0,8, che alle aspettative 0,5, qua si potrebbe dare anche il neutral negative. Bene, invece, il dato sulle vendite al dettaglio, che ha evidenziato ad agosto una crescita dello 0,7 versus il dato precedente, che invece aveva visto una contrazione dell'1,8 della survey, che si aspettava una flessione dello 0,7, quindi sicuramente un dato positivo. Passando al nostro continente, il CPI, quindi l'inflazione sostanzialmente flattish, 3% è unchanged base annuale, e stessa cosa, stessa dinamica su base mensile, dinamica anche confermata dal dato core fisso uscito fuori all'1,6, quindi sicuramente dato da leggersi in maniera neutral. Sempre su quanto riguarda la Cina, notiamo come l'industrial production è aumentata del 5,3 in calo rispetto al dato precedente 6,4 e anche al di sotto delle aspettative 5,8. Sicuramente il dato più negativo è le retail sales uscite cresciute del solo 2,5, nettamente inferiore al dato precedente 8,5 e anche ampiamente sotto consenso 7. Ok, e adesso qua è quello che ci siamo detti. Ovviamente faccio una premessa: stanotte sembra che si siano messi d'accordo per il pagamento di parte del debito, di parte dei coupon che sono in scadenza domani. Allora, facciamo un recap di chi è Evergrande. Evergrande è uno dei più grossi developers, di business, di property developers, quindi di costruttori, in Cina. La Cina è su una bolla speculativa enorme. Io ci ho lavorato dai 13-10 anni fa e già quella volta stavano costruendo come dei matti, quindi figuriamoci adesso. Il fatto è che questo gruppo è noto per il suo profilo finanziario abbastanza, cioè direi abbastanza aggressivo, ha 19 miliardi di US dollar sul mercato esterno, il più grande emittente ovviamente nel settore real estate offshore cinese. Ora, quello che è successo, cosa è successo? Allora, voi sapete che le autorità cinesi hanno sicuramente rivolto la loro attenzione al settore tech, agli IDR, alle sigarette online, all'educazione privata, questo ce lo siamo già detto. Poi si è rivolta a quella speculazione edilizia dicendo che sostanzialmente le case servono per viverci, per abitarci. Ora, detto fatto, loro sono, diciamo, molto più rapidi di noi, hanno varato la politica delle tre linee rosse. Ora, le tre linee rosse sono le linee che sono sostanzialmente inerenti a regole di bilancio. La prima regola di bilancio è che il rapporto tra passività, e attività, il rapporto di indebitamento netto che deve essere inferiore al 100% e il rapporto tra liquidità e debito a breve che deve essere superiore a 1. Il rispetto di queste tre linee vincola la crescita concessa al debito. Se si rispettano tutte e tre, si può aumentare il debito del 15%, se si rispettano due su tre, si può aumentare del 10%, una su tre del 5%, e nessuna non è ammessa la possibilità di ricorrere a nuove fonti di finanziamento. La situazione di Evergrande al momento attuale è quella di aver rispettato solo una su tre, e quindi segnatamente la linea rossa 2, la regola 2. Quindi di fatto questo ha impedito, ha concesso solo una piccola possibilità di ricorrere a nuove fonti di finanziamento, e quindi ha innescato la crisi di liquidità, qui la crisi di liquidità. Quindi la crisi di liquidità è che questi business developer sono indebitati per costruire, sono indebitati, vediamo anche qua, parecchio, tanto tanto con le banche, tanto con il mercato, e quindi il governo ci ha detto stop, se ti vuoi finanziare devi rispettare queste regole, e vincolando al rispetto di queste regole la possibilità di fare un nuovo debito. Ora da qua il problema di Evergrande. Ora ringraziamo
South China Morning Post, giornale del sud-est della Cina, letto anche molto a Hong Kong, anzi direi che si è detto soprattutto a Hong Kong. Allora, che vediamo che sostanzialmente, rielaborando i dati di Bloomberg, mette nero su bianco il rapporto di leva finanziaria dei più grossi dei business developer cinesi. Come vediamo, la media del settore è 4,02, mentre la China Evergrande ha 12,1, quindi stiamo parlando di leggermente più del triplo della leva finanziaria. Ecco perché il governo cinese si è allarmato. Ricordiamo che hanno fuori 330 miliardi di passività, a lungo termine, ai quali vanno aggiunti altri 240 miliardi di dollari a breve termine. E quindi questo sostanzialmente sicuramente ha fatto scattare il grosso problema dell'indebitamento. Però c'è anche un problema di fiducia. C'è un problema di fiducia perché gli acquirenti cinesi, quelli che acquistano case, sostanzialmente c'è sempre stato un differenziale tra le unità abitative costruite da Evergrande e gli altri costruttori, però questo differenziale si è acuito negli ultimi mesi in maniera significativa. E questo cosa vuol dire? Vuol dire avere un problema di non solo di top line, ma soprattutto di marginalità. Quindi EBITDA soprattutto. E questo ovviamente va a riverberarsi sul coverage di interessi, no? Perché voi sapete che come copro gli interessi generando margini, ma se io mi erodono i margini perché la gente compra è disposta a pagare meno le mie case perché c'è una crisi di fiducia, questo si riverbera sull'income statement, sull'income che io produco e ovviamente si riverbera di fatto anche sulla copertura degli interessi, no? Quindi c'è un cane che si morde la coda. E quindi da questo punto di vista abbiamo visto problemi di leverage, di top line e di margins. E questo sono le obbligazioni in circolazione, lasciate perdere l'ultima che l'ho messa solo per completezza, ma in realtà poca roba, poi è l'unica anche non con dollari ed è un convertibile. Come vedete, ma soprattutto quelle in rosso, segnate in rosso, sono le prossime scadenze di cedola. Come vedete, giovedì abbiamo 84 milioni, di cui sembra che paghino un po' meno della metà, mentre invece l'11 ottobre vanno a un pagamento altri 47,5 milioni di dollari. Quindi da questo punto di vista, ovviamente, questo è un grosso punto di domanda. Certo, il governo cinese, secondo me, interverrà sicuramente perché Evergrande è abbastanza indebitata anche con il sistema bancario, anche se non si fa riferimento ai primi due istituti di credito cinesi, sicuramente non permetterà il contagio al sistema bancario. Tuttavia, appare quanto improbabile che il governo cinese molli la presa sui parametri di bilancio, di balance sheet, di indebitamento per accedere a nuove fonti di finanziamento per i business developers. Quindi, sicuramente, da un lato, cioè, non sicuramente farà sì che l'effetto contagio non si propaghi anche al sistema finanziario. Dall'altro, però, sicuramente non mollerà la presa sui rapporti di financial leverage, sui ratio di financial leverage che devono essere rispettati. Come vedete, siamo a livelli di un junk bond, quota 24, non è che ha messo i 20-20 perché era ridicolo metterli. Ecco, quello è quello che un finanziato, quello che un investitore non deve mai fare, prendersi queste cose qua che promettono la luna e dopo vediamo cosa ci troviamo. Allora, molto meglio l'equity, ovviamente non questo tipo di equity. Quindi da questo punto di vista vedete da monitorare queste scadenze, ovviamente la più grossa, il più grosso ammontare è l'Evergrande.
il bond di scadenza nel 2025, come vedete, avete un amount outstanding di quasi 5 billion, quindi sicuramente sono cose importanti. Ricordiamo che la prossima scadenza grossa è nel 2023, marzo 2022, quindi fa 6-7 mesi, dove dovrà essere ripagato il primo bond che vedete. Io li ho messi in ordine di maturity, quindi quello sicuramente sarà un grosso punto di domanda. Quindi questo per farsi capire, anche per farci capire un po' come è messo dal punto di vista del debito. Finito il discorso su Evergrande, che mi sembra, cioè, ci si poteva dire ancora di più, però dopo cioè, non volevo dopo appesantire troppo. Penso che abbiamo detto i punti principali, li abbiamo toccato. Cos'è? Perché si trova in questa situazione, cosa ha fatto il governo, perché e le prossime scadenze, i main events in termini di debito di Evergrande. E poi, US junk bonds, yellow fever, not really. Allora, chi voi è stato in Asia o ha vissuto in Asia, la prima domanda vi fanno yellow fever. E questo è sicuramente non ce l'ha gli americani, perché non ce l'hanno gli americani di yellow fever, perché questo è il grafico di junk bonds, quindi quel rating molto basso, no, che mette in evidenza lo spread contro i treasury. Come vedete, siamo ai minimi storici, siamo ai minimi storici. Siamo ritornati ovviamente a livello pre-pandemia, e soprattutto sembra che la situazione non si, cioè, non abbia assolutamente avuto nessuna ripercussione da parte di quello che sta succedendo in Asia e di un eventuale o parziale di un eventuale default di Evergrande, quello che si parlava di 2 giorni fa. Quindi questo discorso è già datato, mi spiace, ma le cose vanno talmente veloci che io l'avevo fatto martedì, quindi questo era ancora martedì mattina, martedì mia notte. Ok, e adesso finalmente anche un po' di latino, abbiamo sto down per i nostri religiosi. Nel senso che tanto ha invocato il drawdown, ce l'abbiamo avuto, ha invocato, auspicato. Ringraziamo il nostro paisà Charlie Bilello, che praticamente ci ha fatto vedere che dal picco di inizio settembre finalmente abbiamo avuto un drawdown del 5,2%. La tabella riporta i drawdown da marzo 2029, da marzo 2009, che sono in totale 29. Per ricapitolare, tendenzialmente c'è un drawdown del 5% ogni anno, ogni poco più dell'anno, un anno 1,1, ogni un drawdown del 10 circa un anno 1,6 in media, del 15% ogni 2 anni e mezzo, del 20% ogni 4 anni e del 30% ogni 9 anni. Quindi quello che abbiamo vissuto in questi giorni è assolutamente fisiologico, almeno once in a year, come si direbbe in inglese. Questo invece ringraziamo Bloomberg e la rielaborazione di Charles Henri Monchot. Qui praticamente, ovviamente, sapete, c'è un po' di panico, VIX a 25, quindi c'è già gente che era pronta a scappare, a vendere tutto. Allora, giusto per fare un po' di storia, a chi piace la storia, è di fare un po' di valuation comparison tra bubble tech e questo che viene definita everything bubble. Allora, a marzo del 2020, in pieno bubble tech, i 5 maggiori constituent dell'S&P tradavano a 60 volte gli utili, quindi 60 PE. Attualmente siamo a 29,4, quindi leggermente meno della metà. Quindi volevo dire che sicuramente il mercato è caro rispetto agli ultimi anni, però ricordiamo che quando eravamo in bolla piena, questa era la situazione di PE, quindi assolutamente molto più, come si direbbe in inglese, stressed rispetto a quello che è adesso. Ok,
Abbiamo finito la storia degli spotlight, secondo me molto attuale, anche perché non si poteva non parlare. E adesso, per gli appassionati di matematica, ci divertiamo a sostanzialmente vedere l'impatto di quello che è stato l'azionario China sulle nostre linee core. Allora, tanto vi devo dire una cosa. Defensive ovviamente non ha avuto nessun impatto perché non c'è stato, non ha azionario Cina, però ha debito Cina e debito Cina è stato best performer, più 1,06 in poco più di 2 settimane, che per un obbligazionario non è male. Direi che mi sembra che la chiamata del debito cinese sia stata corretta. Al momento ovviamente, non bisogna mai troppo lodarsi perché dopo, soprattutto in finanza, ti prendi quelle trovate, quindi al momento sottolineo, va bene. Con una variazione month to date del 0,13 sulla linea. Per quanto riguarda la linea income, la perdita è contenuta allo 0,57, anche in questo caso best performer è debito cinese 1,6, ora qua c'è invece debito emergente 3,9 in senso assoluto, quindi il fondo ha fatto 3,9. Di questo fondo il 33% è Cina pura, il 17% è Hong Kong e il 12% è Taiwan. Quindi se volete, Greater China è sostanzialmente 70%, no, scusate, è un poco più del 60%, 62%, mentre China pura è 33%. L'impatto, quindi ponderando la performance del fondo sul peso del fondo, è di uno 0,20. Quindi la sensitivity analysis ti dice che l'azionario Cina, Greater China in questo caso, l'azionario di Greater China su il fondo Asia, di cui il 60% è Greater China, ha perso sostanzialmente, ha impattato negativamente sulla linea di 1,020. In realtà l'impatto della Cina pura e dura è meno di 1,020 perché bisogna moltiplicare 0,62 per 0,20. Quindi fate voi un po' conto. Siamo su 0,12 di Cina pura, quindi per essere proprio esatti, perché il 0,20 è emerging market Asia, ma di Cina pura intesa come Greater China è 0,12. Quindi questo è l'impatto. Per quanto riguarda la parte moderate, qui la linea ha perso lo 0,68, però ovviamente best performer, vedete che il Giappone ha totalmente altre dinamiche, 4,69, e anche qui vale il stesso discorso che ci siamo detti prima, si ripete il medesimo discorso per la balanced, dove la performance è stata negativa dello 0,92, ovviamente tenete conto che questo non tiene conto del rimbalzo di ieri. No? Quindi si ferma lunedì, è della growth meno 1. Ma voglio farvi notare che sia per la balance che per la growth siamo su perdite. Allora, per la growth siamo su una perdita dell'1% nell'ultima seduta, sulla balance siamo su una perdita di 90 basis point, sulla moderate siamo sulla perdita di 65 basis point. Considerate quanto ha perso il mercato lunedì. Lunedì i mercati europei hanno perso all'interno in circa 2,5%. Quindi in una storia del genere qua, i mercati americani un po' di meno, comunque in questa storia di qua, anche con la linea più aggressiva, avreste perso molto meno della metà. Quindi questo è importante per farvi capire, a parte la sensitivity analysis, ma è l'impatto della Cina, ma anche il fatto della volontà del portfolio construction, perché alla fine, in una giornata in cui la gente era già pronta a scappare con la valigetta dai mercati, noi alla fine abbiamo tenuto e abbiamo perso meno della metà. Voglio dire che la performance è stata confermata anche dal nostro fondo, non ho ancora il NAV perché ieri a Malta era public holiday, però vi dico che le mie stime sono sull'1,30. Il mercato ha perso 2,5, 2,30, 2,40, quindi 1,30, quindi anche in questo caso qua abbiamo perso poco meno della metà, poco più della metà, scusate. Niente, Daniele? io ho finito. Sì, Daniele, mi Sì, senti? Ti ciao Vincenzo. interrompo perché non ti volevo fare
domande, una sola che mi ero scollegato un attimo per capire, e poi una considerazione, cioè l'esposizione rimane la stessa o l'hai ridotto? Questo mi è sfuggito. No, l'esposizione è la stessa, perché non ha, perché voglio dire, comunque tu vedi che alla fine della fiera noi abbiamo allora tu devi pensare che sostanzialmente noi abbiamo il 5% di Asian Emerging Market, di cui però l'esposizione alla Cina è il 3%. Ok, e Quindi su una poi linea il sì. Poi 3%. una considerazione che questa call di oggi, secondo me, rappresenta proprio l'essenza nostra della personalizzazione della boutique, e cioè la tempestività sugli asset, sulle informazioni sugli asset data alla rete di vendita. Questa è una cosa che può succedere solo nelle piccole realtà, ma ne conosco poche, e succede da noi. Questo fa una grossa differenza perché se noi nelle grosse reti di vendita questi dati vengono distribuiti, se vengono distribuiti sempre tardivamente. Invece il fatto di lavorare qui ci ha consentito in questo momento di panico, perché un po' di panico c'è stato all'inizio settimana, prima della notizia, anche fino a prima della notizia di oggi, della immissione di liquidità della Banca Centrale Cinese. E quindi complimenti ancora, ed è proprio la call di oggi, è ancora più delle altre volte, emblematica di quello che è il nostro modello di La efficienza anche trasparenza, nella sai che per relazione. noi la trasparenza è un valore e quindi il fatto che addirittura nel nostro Sì, fondo in tempo reale si possono vedere i titoli dove siamo investiti ai clienti e i consulenti lo possono fare, quindi è un gran valore per noi. invito i colleghi, ma anche me stesso, a fare tesoro di queste cose, soprattutto a chi ha diversi anni di esperienza nel settore. Sai che in tempi di Lehman o di ABS prima abbiamo sofferto per la mancanza di New Economy ancora prima. Abbiamo sofferto per la mancanza di informazioni tanto, e gli altri continuano a soffrire, mentre noi no, abbiamo questo vantaggio. Grazie ancora. L'idea è Grazie, quella che i Giuseppe. consulenti siano sempre informati e possano spiegare le scelte di mercato, la razionalità delle scelte e anche spiegando in maniera matematica con dei numeri alla clientela, Sì. insomma. Che non è scontato, non lo diamo per scontato noi che No. partecipiamo a queste call, anzi, diamolo come una cosa eccezionale. Comunque, solo per dirvi che l'impatto è molto limitato, come avete visto, e quindi non c'è assolutamente da preoccuparsi, e la tenuta delle linee mi sembra che sia ottima, perché alla fine una giornata così, nella linea più aggressiva abbiamo perso l'1%, quindi quando il mercato non ha perso più dei 2, anzi abbondantemente più dei 2, quindi da questo punto di vista possiamo stare contenti. Tante volte la stretta attualità prende il sopravvento sulla narrativa settimanale che sicuramente è interessante, però quando ci sono attualità più importanti, secondo me prevale la stretta attualità, quindi la narrativa settimanale va bene quando non ci sono cose eccezionali, quando ci sono cose eccezionali come sembrava questo, dopo mesi di intorpidimento, no, e insomma anche sbornia rialzista, secondo me era giusto mettere la barra su quelle cose che erano più importanti. Poi che la banca cinese, che poi i cinesi siano intervenuti, diciamo, ci poteva anche stare. Secondo me questa non è una Lehman assolutamente, e non sarà assolutamente una Lehman. Quindi da questo punto di vista, questo. E poi voglio segnalare la controtendenza del debito cinese, che è un ottimo, al di là dell'ottimo fondo di Horizon, che ringrazio perché noi compriamo Horizon, ma come avevamo detto, è un ottimo strumento di decorrelazione. Comunque, noi confermiamo che quando i mercati scendono resistiamo molto meglio degli altri in generale, quindi sono molto più resilienti i nostri portafogli nelle fasi di difficoltà, credo
crescono, magari non prendono tutta quanta la salita, però quando le cose si mettono male dimostrano molta, molta più stabilità. E quindi questa attenzione che poi i clienti hanno verso le perdite ce l'abbiamo anche noi. Già, non può essere sempre agosto. Per Trezeguet non si poteva dire non è sempre domenica nel 2006, e per noi non è sempre agosto. Quindi mercoledì e terzi europei non può essere sempre così. Ma Quindi ci è giusto segniamo così. che quel risultato ce lo incorniciamo e dopo adesso si riparte. Però non è sempre agosto, purtroppo. Ma è giusto così, se no il mercato sarebbe troppo facile, la volatilità deve esserci sui mercati, se no sarebbe sempre troppo facile, no? Quindi ci vuole un po' di volatilità, un po' di eventi che muovono. Comunque volevo dire solo un dato, oltre al dato di performance, che ci siamo terzi in Europa e quinti in globally sulle small mid cap, volevo dire che siamo primi però in termini di drawdown e anche di volatilità. Quindi da questo punto di Ecco, vista questo è importante per noi. sì, ma devi un po' spiegare meglio, magari tutti quanti non sanno sta cosa. Parliamo esattamente del nostro fondo e dei risultati dell'ultimo mese, giusto? Sì, comunque risultati ottimi anche sui 3 mesi, sui 6 mesi confermati, anche in termini di volatilità, anche di rendimento e tutto. Insomma, diciamo che siamo abbastanza soddisfatti. Potremmo fare meglio, però insomma, siamo contenti. Bene, qualche altra domanda, curiosità? Daniele, credo che sia questa l'opportunità magari per investire altro sulla Cina, perché giustamente adesso ci sarà tutta una ristrutturazione, penso, e quindi potrebbe essere un'opportunità o no, secondo te? Sì, Samuele, io sono d'accordo con te. I cinesi sono, secondo me, non c'è da preoccuparsi perché, cioè, questo è un po'. Cioè, se vi ricordate, l'altro anno era l'anno dell'oro e l'anno disgraziato del petrolio, e viceversa. L'altro anno era l'anno degli emerging market Asia, e invece insomma, era il top del top, adesso è viceversa. Ci sono anche delle mega rotazioni in cui ovviamente la gente che ha fatto tanti soldi magari trova spunto per vendere, no? Per scaricare, ma da questo punto di vista noi, avendo sempre un approccio, se vuoi, anche molto 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 cauto e neutro sui pesi, sul metodo di ponderazione, per noi sì, magari possiamo perdere qualcosina, però vedi, in un scassone così abbiamo perso 0,20, capisci? C'è 0,20 di cui però legato alla Cina 2 pure 0,12. Allora, dopo un scassone così sul mese ho perso 0,12, cioè capisci che neanche non lo vedi. Cioè, scusa, il termine scassone, il Sì. termine tecnico in triestino, sai? Cioè, lingua madre triestino, quindi qualche volta risorge. Però ecco, alla fine della fiera, se perdi 12 basis point per la Cina, ci sta. Insomma, dopo tutto questo casino di Evergrande, mi sembra che siamo ben messi, non dobbiamo avere problemi. In più, io è da anni che compriamo questo fondo. Uno dei best in class, quindi non c'è neanche un fondo, uno shredder che è lì on the top of the table da sempre. Quindi voglio dire, non penso che dobbiamo molto, molto preoccuparci. Voglio dire, queste cose Credo che qua. sia necessario anche fare una nota, magari da parte tua, da parte di Gianluigi, per magari condividere questa cosa anche con i nostri clienti, magari in forma diretta e privata, se era possibile. Sì, possiamo farla. Io se vuoi posso mettere nero su bianco in una mail a quello che ho scritto qua, magari isolo le slide e poi faccio anche, scrivo ovviamente la notizia di oggi che mi sembra che sia finito tutto a tavola luce vino e possiamo andare se Gianluigi è d'accordo. Dunque, Samuele, avremo delle novità da ottobre per tutti i consulenti, poi ne parleremo. Per quanto riguarda queste comunicazioni mensili, Perfetto, grazie. dovete fare un flash su questa cosa, però in ogni caso ci saranno delle novità per i consulenti con dei con contenuti mensili dedicati ai clienti. Ok, se non ci sono altre domande, io vi auguro buon lavoro e vi ringrazio. Ciao Grazie ciao. a voi, buon lavoro.
Grazie a presto. tutti. Ciao, ciao. Grazie, Ciao. buona Grazie. giornata a Ciao, tutti. buon lavoro. Ciao, ciao, buona giornata. giornata. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.